Volevamo farlo in sordina, però no, dai, vi salutiamo tutti. Noi stiamo andando al mulino. Ci dovete venire a trovare. Questa mattina abbiamo deciso cosa fare oggi pomeriggio. Ragazza, ma sicurezza sul lavoro qua ce n'è? Sta impazzendo. Adesso devi partire alle 5. Tranquillo, adesso vai su 2 giorni e non fai niente. E invece il diavolo di Ikea mi perseguita. Allora, cosa stiamo facendo nel nostro giorno di riposo? Pulendo le future assi per la staccionata, vediamo se ci riusciamo. E guardate il potere dell'acqua, il potere della parola pulizia. Guardate, erano rosse, vecchio cuore rosso nero, sei dentro questa casa. Temporale versione Byron e versione Thelma. Allora, lavori del giorno. Tommy sta decespugliando il mulino e io, dopo aver finito di pulire le travi, le taglio. Ci proviamo? Va bene, ti vedo carica. Ecco, io ho totalizzato ben 2 travi, ma la terza, il patatrack. Adesso lo confessiamo a Tommy e vediamo se mi dà un altro aggeggio per continuare. Figatissimi con le assi, neanche quest'ultimo marchingegno sembra funzionare, quindi Tommy è passato a soluzioni estreme. Non ci ferma niente! Non ci ferma neanche la pioggia! Vai Angelo! Vai! Bestie! Siete delle bestie! Il grande maestro l'Angelo ad Amsterdam. Voilà! Guarda qui gli anni di housekeeping come tornano utili. Wow, e voilà, e voilà. Chi è che si sveglia e sa che dovrà raccogliere la vostra cacca? Io. Ebbene sì, anche lì adesso c'è ordine. Lavo le travi con l'idropulitrice, eliminando tutte le parti marce tipo questa, un po' come Thanos ha eliminato tutta l'umanità, quindi senza pietà e quasi contenta. Ti butti? È morbido? Lancio! Oddio, i cani preoccupati. Insomma, sem per chi? Si dice così? Ehi amico, cosa cerchi? Trote? Funghi. Una mattinata con Tommy e guarda come siete ridotti, guarda. Guarda. Mi sa che oggi torno su a casa da sola. Ed eccoci qui, questo qua è per voi, per i fedelissimi. Antiruggine piazzato su tutto l'orto. Rosso Bloody Mary. Wow, like a fire. E che dirvi, da Perrero è tutto, ci vediamo domani per nuove fantastiche avventure! Vieni Byron, provati i baffi!
Noi comunque non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo finito la staccionata. Ecco, Thelma nel suo habitat naturale. Byron si riposa dopo tutte le fatiche della giornata e qua io continuo a raccogliere bulbi in giro per riempire i miei vasetti di fiori. Ma chi c'è qua sotto? Ci sono anche dei nuovi fiori che abbiamo scoperto essere ultra velenosi, quindi perfetti per fare i nostri risotti. Buongiorno, siamo qui per una notizia straordinaria. Ora passerò la linea alla mia collaboratrice. Vai Raffaella, puoi raccontarci quello che è successo oggi? Byron e Thelma stavano giocando a bordo piscina. Potevano scegliere la vasca più pulita, invece hanno scelto la più zozza. Ecco la vasca del misfatto. Quella con dentro i pesci. Come una catapulta. Byron cerca di prendere. Ora abbiamo un cane dal dubbio odore e dai dubbi colori. Erano tutte disidratate fino a qualche giorno fa. Cosa facciamo con la corda oggi? Oggi mi alleno. Mi alleno.